Amici ed amiche dell'alta informazione, quando si voterà a Domodossola? È una gran bella domanda questa, anche perché ancora ad ora non è stata decisa una data da parte del nostro governo. Dobbiamo comunque ribadire che le elezioni amministrative del 2021, causa Covid, sono state posticipate tra il 15 settembre e il 15 ottobre. È stata una votazione, questa effettuata dallo scorso 29 aprile, approvata dalla Camera con 376 voti a favore e 29 contrari, e poi a sua volta approvata anche dal Senato. Si vota in molte città importanti come Roma, Milano, Napoli e Torino, ma si vota anche in città come per quanto riguarda Domodossola, per il rinnovo naturale del Consiglio Comunale. La data più probabile, che molti dicono, è domenica e lunedì 10 e 11 ottobre, con un eventuale ballottaggio nell'eventualità di 15 giorni dopo. Il ballottaggio viene effettuato nel caso di Domodossola, quindi con un comune superiore ai 15.000 abitanti, nel momento in cui uno dei candidati sindaci non ottiene la maggioranza dei votanti, cioè il 50% più uno dei voti. In questo caso i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti andranno al ballottaggio dopo 15 giorni. Ecco, ultimamente si sta anche parlando sta ventilando l'ipotesi di un rinvio in primavera delle elezioni. Ecco, io onestamente mi auguro e spero che si possa arrivare presto a poter definire la data delle elezioni, anche perché ci sono una serie di attività da dover effettuare che sono previste per legge. 30 giorni prima delle elezioni, per esempio, decade il Consiglio Comunale, poi parte tutto l'iter per quanto riguarda la raccolta delle firme per potersi candidare come sindaco e le eventuali liste di appoggio. Per quanto riguarda i candidati sindaci, al momento hanno dato conferma, oltre al sottoscritto, Gabriele Ricci, che è rappresentante del Partito Democratico, La Fauce, che è un rappresentante di Sinistra Unita, e si vocifera che anche Carlo Valentini, recentemente uscito dalla Lega Nord e anche dal Consiglio Comunale, si possa candidare a capo di una coalizione di centrodestra. Rimane la grossa incognita per quanto riguarda il sindaco uscente Lucio Pizzi, che non ha ancora comunque sciolto le riserve. Ricordiamo che è un'elezione appunto abbastanza, non è complessa, però siccome siamo superiori ai 15.000 abitanti, ci ha la possibilità di votare il candidato sindaco o anche di fare un voto disgiunto, ma su questo avremo modo di poter tornare nei prossimi video, appunto, dando delle precise informazioni, come è costume dell'altra informazione. Ecco, questa è la situazione. L'augurio e la speranza è che si possa risolvere il più presto possibile questa situazione di incertezza e si possa arrivare a decidere una data precisa per le elezioni, in maniera da far partire questa campagna elettorale, che deve essere, secondo il sottoscritto, molto franca, basata sui contenuti e non certamente sugli insulti. Ecco, questo è il mio pensiero per quanto riguarda le elezioni e le tempistiche. Voi, come sempre, amici ed amiche dell'alta informazione, potete sempre commentare come volete, mettendo i vostri like e mettendo i vostri giudizi. L'unica cosa che chiediamo è di non insultare nessuno. Per quanto riguarda questo video, ad un prossimo video sempre dell'altra informazione, da parte del vostro Antonio Ciurlia.